L'anno da capitale è partito e giorno dopo giorno, sul ricco calendario, prendono il via i progetti che compongono il dossier di Pesaro 2024. Domani, mercoledì 24 gennaio, taglia il nastro Oceano Adriatico, un progetto che si propone di potenziare la prospettiva di Pesaro Città Creativa UNESCO della Musica. Siamo qui oggi a presentare uno dei tantissimi progetti che caratterizzeranno questo 2024. Oceano Adriatico è più di un progetto, è un progetto creato insieme a degli attori, in primis la cooperativa Labirinto, che è l'ente attuatore di questo progetto, ma con tanti giovani e rappresentanti del nostro territorio. Un progetto che parla alle nuove generazioni, un progetto che parla agli studenti del nostro territorio, che anche sabato hanno dato modo di farsi conoscere sia per entusiasmo che come presenza, ma anche un modo di lavorare che noi adoriamo e che vogliamo ancora di più incentivare. Uno strumento, cioè un Adriatico, che si svilupperà all'interno dei 12 mesi fino alla fine di questo 2024, che parte mercoledì 24 gennaio al GRA e che avrà occasione di incontro, scambio e conoscenza per i giovani legati al mondo musicale. Oceano Adriatico vuole trasformare la musica in un catalizzatore positivo per il cambiamento sociale e culturale a Pesaro. Il rapporto musica-città viene svolto attraverso tre filoni di proposte da gennaio a dicembre, che consentono di riconoscere e sperimentare la città dal punto di vista della musica. Nel calendario trovano posto concerti a basso volume in sedi inaspettate, un evento ad alto volume, un laboratorio di educazione all'ascolto della città, corsi di canto corale e incontri con le scuole per capire la questione femminile in musica. Il soggetto attuatore di Oceano Adriatico è la cooperativa sociale Labirinto. La cooperativa Labirinto gestisce un paio di progetti, uno di questi progetti del dossier che ci ha permesso poi anche di essere confermati come capitale della cultura è questo Oceano Adriatico. È un progetto che riguarda la musica, diciamo in senso molto molto lato, molto gigante. Nasce da un nome, Oceano Adriatico, è il nome di una compilation di gruppi musicali pesaresi degli ultimi 20 anni, dal 2000 al 2020, che andava a testimoniare la prolificità, la ricchezza, la molteplicità della musica che viene prodotta qua. Nel momento in cui Pesaro capitale della cultura dice andiamo a investigare il rapporto tra Pesaro e la musica oggi, quindi che cosa vuol dire? Partendo dai fruitori maggiori di musica, che sono i giovani in generale. E partendo da questo assunto, poi abbiamo iniziato a sviluppare questo progetto attraverso tre linee: uno, il rapporto tra la musica suonata forte, la musica suonata piano, i suoni che si ascoltano, i suoni che non si ascoltano, come andarli a investigare, il rapporto tra la possibilità per i più giovani di suonare, di avere spazi per poter fare concerti e anche la possibilità per i giovani di diventare pubblico di musica, perché non c'è solo la musica suonata, c'è la musica anche ascoltata, siamo tutti fruitori e qualcuno anche produttore. Quindi il primo progetto è dedicato al rapporto tra città e la musica, il secondo sono una serie di concerti di musiciste internazionali e italiane in luoghi non usuali della musica, finalizzate ad un pubblico di ogni età, nel senso di ogni genere di gusto, ma l'idea lì è anche di permettere a gruppi musicali e artisti musicali pesaresi di aprire questi concerti. La terza parte, il terzo progetto, musica sostantivo plurale femminile, tematizza proprio il tema del genere, il rapporto tra il genere e la musica, perché oggettivamente sono meno le donne che fanno musica, perché oggettivamente il pubblico è costituito per la maggior parte di donne. E partendo da questi dati banali andiamo a allargare, a complessificare la situazione per cercare di capire anche per quello che si può, e attraverso la costituzione di un coro femminile che lavorerà, che si costituirà apposta per un evento di fine anno di canzoni tradizionali che percorrono la donna nel corso della storia, proprio dal Rinascimento a oggi, canzoni popolari che noi conosciamo interpretate da un coro, e dall'altra far incontrare studenti, studentesse pesaresi, far incontrare loro musiciste e musicisti che professionalmente sono dentro il mondo della musica, professionalmente hanno a che fare col mondo dei talent, ad esempio, per raccontino e chiacchierino un po' insieme per permettere anche una conoscenza dell'ambiente musicale al di là di quello che è l'apparenza che noi abbiamo come pubblico, diciamo, esterno.